Per chi ci vedrà in giornata. Abbiamo con noi Francesco Giubilei. Ciao Fra. Ciao. Grazie per l'invito. Allora, domanda iniziale ovviamente. Chi è Francesco Giubilei? Francesco Giubilei è in primis un editore con anche la passione per i libri, come hanno ovviamente non tutti talvolta gli editori, ma gran parte degli editori, quindi anche per la scrittura e a dirigere due case editrici che sono Storica e Giubilei Regnani. Ho scritto anche qualche libro. Questa cosa è fondamentale, sei l'editore più giovane d'Italia. Ma lo ero sicuramente nel momento in cui ho fondato la casa editrice Storica, che è nata nel 2008, pardon. Quindi ormai sono passati più di 10 anni sostanzialmente, un po' più di 10 anni, e nel momento in cui ho fondato Storica ero il più giovane editore d'Italia, nel senso che essendo classe 92 al tempo avevo 16 anni, poi nel corso del tempo la casa editrice è cresciuta sempre, sempre di più. Ad oggi abbiamo due marche che sono Storica e Giubilei Regnani, di un catalogo di circa 500 titoli. Quanto è difficile seguire tutti questi scrittori? È complicato, è abbastanza complicato. Ma c'era un editore, la dico chiaramente a mo' di battuta, un editore di cui non farò il nome. Che un editore amico che ci raccontava ad altri editori che lui aveva preso da ormai qualche anno una decisione, che era quella di pubblicare solamente gli autori che non erano più in vita. Quindi pubblicava solamente libri di autori di classici o autori che erano privi di diritti, quindi diciamo autori di inizio 900, comunque di fine 800, perché diceva veramente basta avere rapporti con gli autori. Chiaramente sto scherzando, è una battuta. Però è evidente che gli autori rappresentano la base, il fondamento di ogni casa editrice. Senza gli autori non ci potrebbero essere gli editori, quindi è chiaro che gli editori devono avere una particolare riconoscenza nei confronti degli autori, così come al tempo stesso gli autori devono avere una riconoscenza nei confronti degli editori che svolgono nel modo corretto il proprio lavoro. È chiaro che, come in ogni ambito, non bisogna generalizzare, ci sono bravi autori e ci sono cattivi autori, ci sono bravi editori, ci sono cattivi editori. Sta tanto, soprattutto per quel che riguarda l'editoria indipendente, nel riuscire a mettersi un po' nei panni di quella che è la controparte e quindi comprendere quelle che sono le problematiche che vive un editore nel mercato editoriale italiano. Parlo in primis nel tema della distribuzione, e nel momento in cui i libri non sono sempre presenti, sia in quantità che comunque anche negli spazi delle librerie, nel modo in cui gli autori vorrebbero, ciò non è sempre una mancanza o un errore da parte dell'editore, perché quello che molti autori talvolta non riescono a capire è, che dovrebbe essere in realtà scontato, è che l'editore in primis vorrebbe che i libri fossero ben presenti all'interno delle librerie, e l'editore in primis vorrebbe che si potessero vendere più copie possibili di libri, proprio per un suo tornaconto anche di carattere meramente economico. Di contro, talvolta gli editori, va detto che non vanno incontro a quelle che sono le esigenze da parte degli autori in tanti ambiti, quindi serve anzitutto buon senso e serve riuscire a trovare di volta in volta una via di mezzo. Vedi Francesco, io ho voluto farti questa intervista per diverse ragioni. La prima ragione è perché ti stimo. La seconda è perché sei classe 92 esattamente come me, tant'è vero che quando ci siamo conosciuti e tu mi hai detto che eri del 92, io ho detto ammazza, vedi, è un'annata giusta anche per fare editoria, no? Terzo, ovviamente abbiamo la passione dei libri in comune. Tu sei un docente, anche a me capita di insegnare, e quindi abbiamo anche quest'altra faccenda in comune. Ciò che non abbiamo probabilmente in comune è il fatto che tu sei proprietario di un paio di librerie e io ancora quel passo non l'ho fatto. Com'è Sì, avere? Ce n'hai due, Roma e Milano, giusto? abbiamo Roma e Milano. Adesso su Roma faremo nei prossimi mesi qualche piccolo cambiamento di sede, di modalità di vendita e di realizzazione della nostra libreria nell'ambito di un piano
progetto di espansione rispetto a quella che è la nostra attività, che è un'attività che si svolge a 360 gradi nel campo delle librerie, nel campo dell'editoria, ma anche nel campo della comunicazione e anche nel campo culturale, quindi dell'organizzazione di eventi. Ma ad oggi, diciamo, abbiamo due librerie che sono si chiamano Libreria Cultura, e sono sia a Roma che a Milano. La Libreria Cultura di Milano si trova in centro, vicino alla metropolitana e Crocetta, quindi stiamo parlando di due fermate dalla metropolitana, dal Duomo, ed è in società con Laura Busnelli, che è una scrittrice e un'autrice della nostra casa editrice storica, con cui abbiamo aperto insieme questa libreria, una libreria indipendente all'interno di cui si trovano i testi e i libri delle principali case editrici indipendenti italiane. Poi organizziamo al tempo stesso anche molti eventi, molte presentazioni dei libri. Io stessa ho presentato il mio piccolo manuale per scrittori, se non erro, a novembre-dicembre a Milano. Infatti mi sono trovata ovviamente molto bene, pioveva, ma comunque avevamo una gioia, altre gioie. Mentre ti vorrei fare una domanda, ovviamente discorso coronavirus, ovviamente noi piccoli imprenditori con partita IVA avremo probabilmente dei problemi a pagare. Che cosa ne pensi per quanto riguarda il nostro paese? È un problema grosso, nel senso che molti non si sono resi conto che le problematiche maggiori non sono tanto oggi, qua dove siamo bene o male tutti costretti a rimanere a casa, stiamo ognuno nel proprio modo cercando di portare avanti quella che è la nostra attività. Peraltro, nel decreto del governo, il codice Ateco che regolamenta informazione, i codici Ateco che vede il regolamento di informazione e comunicazione, quindi anche editoria, sono tra quelle attività a cui è consentito continuare a svolgere il proprio lavoro. Quindi teoricamente un editore può recarsi in casa editrice. Qual è il problema? Il problema è che ciò non vale per le librerie, quindi le librerie sono chiuse. Alcuni store, cito Amazon che è il più noto, considerano i libri prodotti non di primaria necessità e quindi hanno sospeso i rifornimenti, i nuovi ordini, e i distributori hanno grosse difficoltà con le spedizioni, e quindi è evidente che il lavoro è fermo. Il problema non si pone tanto, come dicevo, ad oggi, dove tutto sommato sì, abbiamo tutti un calo di vendite e siamo consapevoli del fatto che tutto sia fermo, ma il problema si pone nei prossimi mesi, il vero problema. Perché si può resistere 2 settimane, si può, stringendo i denti, resistere un mese, ma se poi questo blocco avanti 2 o 3 mesi non ce la si fa più. Non ce la si fa più perché è evidente che, per come funziona il meccanismo della distribuzione, le mancate vendite che avvengono oggi si ripercuoteranno poi su dei rendiconti che ci verranno forniti a fine mese, fatturati a fine mese, e di cui dovremo ricevere i pagamenti solitamente a 90, 120, 150 giorni. Ciò cosa significa? Significa che se per 2 o 3 mesi si inanella una serie di mancate vendite, dopodiché vuol dire che i rendiconti che ci vengono forniti dai distributori per questi mesi, il mese di marzo, il mese di aprile, forse anche il mese di maggio, e quindi dovranno essere pagati tra 120 e 150 giorni, quando si arriverà tra 120 e 150 giorni o 380 giorni, ecco che mancheranno gli incassi, e al tempo stesso non si può sopperire con le vendite delle presentazioni, con le vendite dirette, con le novità, perché è inutile in questa fase fare delle novità. Abbiamo sospeso, tutti gli editori hanno praticamente sospeso, salvo magari degli stand book legati al tema, ma se tu anche fai la novità, la fai uscire e poi non la puoi distribuire, non la puoi neanche promuovere, perché de facto in questa fase le persone, anche giustamente, recitamente, pensano solo ed esclusivamente a quella che è l'emergenza sanitaria, quindi non c'è neanche lo spirito talvolta di poter proporre o lavorare su delle novità. È chiaro che rischia di diventare un grosso problema. Io 3 settimane fa ho mandato in stampa un'antologia di racconti con Mosaico Edizioni. Ieri mi hanno chiamato da Torino per dirmi: i libri sono pronti, ma non te li possiamo spedire perché l'Emilia Romagna per noi è zona off limits, per dire, no? Tant'è vero che io mi sto chiedendo come faccio a promuovere un'antologia che a livello cartaceo non ce n'ho, non la posso nemmeno mostrare, quindi anch'io sono ferma da questo punto di vista. Comunque, in chiusura invece volevo farti un'altra domanda, perché anche tu scrivi, ma tu scrivi per il giornale, no? Quindi siamo anche colleghi di penna, come potremmo dire. A dicembre è uscito un articolo che a me personalmente ha fatto ridere, perché ti conosco, quindi so come l'hai scritto, dove ovviamente si parlava dei book influencer. Sì, poi ne è seguito un altro che non ho scritto io, che ha fatto forse ancora più clamore, di Massimiliano Parente, proprio sul tema dei book influencer. Io, diciamo, avevo un po' aperto la polemica, poi me ne sono tirato fuori, non ho voluto. Però il giorno dopo si è stato riempito di stories.
Sì, la cosa divertente è che io non faccio neanche le stories, quindi chiaramente le vedo, so che cosa sono, ma non le faccio neanche su Instagram, però ne ho viste, insomma, varie che sono state... Allora, sei stato accusato in ordine di essere antico e vecchio, classe 1992, c'è veramente da ridere, che non utilizzi social, quando poi in realtà quando scrivi su Facebook ti seguono tantissime persone, io lo so perché siamo amici praticamente da anni, che ti hanno detto altro, vivi in una torre d'avorio, cioè... Veramente le accuse, sì, me ne andete di tutte di più. Ah, è una polemica letteraria. Mi piacerebbe, anzi, guarda, visto che siamo qua in diretta e visto che te conosci anche molto più di me quelle che sono tanti o tante book influencer o book blogger che gli si voglia, sarebbe bello, interessante, che passata questa fase chiaramente di emergenza, ma si potrebbe organizzare però anche online in videoconferenza, si organizzasse un bel dibattito su questo tema, cioè creiamo una bella discussione dove ci mettiamo attorno a un tavolo o attorno in questo caso a una videocamera e organizziamo un bel dibattito insieme alle nostre amiche book influencer proprio su questo tema qua, perché mi piacerebbe, sarebbe divertente parlare e confrontarsi, avere il parere di un editore che ha la stessa età anagrafica o qualche anno in più o qualche anno in meno rispetto a tante di queste persone che svolgono l'attività di book blogger, book influencer, che dir si voglia, e facciamo un bel dibattito, cioè parliamo di questo tema qua. Ti lancio questa proposta, organizzalo tu, trova un po' di persone, te che sai chi posso essere. Se questa cosa fosse successa un centinaio d'anni fa ci saremmo visti alle Giubbe Rosse a Firenze, invece da adesso ci vediamo qui praticamente su Skype. Vabbè, la cosa ovviamente mi fa molto ridere, perché ovviamente io nasco come book blogger all'età di 18 anni, adesso ne ho 27, ho avuto la fase in cui, a parte che ho preso le lauree e il master, mi sono iscritta all'ordine dei giornalisti, quindi ho la partita IVA come giornalista ufficialmente, faccio l'agente letterario, mi trovo molto in mezzo, mi capita spessissimo di ricevere proposte di collaborazione o altro, però a parer mio collaborazione fa rima con gratis e chi si occupa di promozione a livello editoriale non lo può fare gratuitamente, no? E quindi tra le accuse c'era anche il fatto che le book blogger dicevano: ma non è vero che noi chiediamo libri a gratis, quando invece è così. Cioè, è quello il funzionamento, no? Quindi si autocriticavano, è stato molto interessante questa cosa. Sì, vabbè, io stesso, ma come tanti altri colleghi editori, che, cosa curiosa per inciso, se non alcuni pubblicamente, tanti altri in privato, mi hanno detto: guarda, la pensiamo come te, ma abbiamo decine e decine di mail, di richieste di questo genere, che per carità sono richieste lecite, però poi che non siano negate, cioè nel senso, questo è un fenomeno che avviene, la richiesta agli editori dei libri gratuitamente, che per carità fa parte di quella che è l'attività e la critica letteraria, ma basta dirlo e non succede niente, non che si neghi l'evidenza, insomma. Allora, io su questo ho un parere un po' tagliente, nel senso che va bene che la book blogger chieda dei libri gratis soltanto perché magari dice: sai, parlo del tuo libro, ti creo del movimento. In verità le riflessioni sono due. A, non c'è quasi mai conversione, cioè mi promuovi il libro, ma in realtà poi non mi vendi le copie, non mi smuovi, no? La vendita, anche che sia di 5 o 10 libri. Io, per esempio, per calcolare la mia conversione, metto il link Amazon personalizzato e quindi so ogni giorno le persone che acquistano i libri guardando i miei articoli, così posso anche dare una risposta ai miei editori. Mentre un'altra cosa è che quando ti chiedono il libro gratis, sai, sono una book blogger, poi magari non hanno nemmeno un sito con un dominio proprio da 35 euro, quindi vuol dire che non hai fatto nemmeno quel passo per ritenerti tale. E quindi io su questo sono un po'... cioè le guardo sempre con un occhio abbastanza, le osservo, ma non critico assolutamente nessuno, perché dico, anch'io ho cominciato a 18 anni, probabilmente non avevo nemmeno io il dominio, attualmente ne ho 3-4, quindi ci può stare, no, che uno faccia la scalata appunto stessa. Lasciamo i tuoi contatti social. Sì, su Facebook mi trovate come Francesco Giubilei, su Twitter allo stesso modo, idem su Instagram, quindi sono presente sui social. Quindi sei tu quello che scrive a nome tuo sui social? Sono io, non c'è nessun altro che lo fa a nome mio. Io ringrazio Francesco Giubilei. Grazie a te, Eleonora, grazie.